Buonasera, tra poco nel nostro telegiornale parleremo del tesoretto della Vallecrati, la società di raccolta rifiuti operante nel Cosentino, fallita quasi 3 mesi fa, ed ancora del sottosegretario alla riforma della Regione Calabria che è stato interdetto dai pubblici uffici. Parleremo inoltre dei disservizi di questa mattina sui collegamenti telefonici, di conseguenza su internet, che hanno avuto i cittadini che abitano nella zona di Rende, Quattro Miglia e San Fili. Questo e molto altro ancora subito dopo i titoli. Oltre 50 camion utilizzati per la raccolta, 30 automobili, un'infinità di attrezzatura che serve per la raccolta della spazzatura, giace da 3 anni inutilizzato in un piazzale di Rende. È il patrimonio della Vallecrati, società il cui iter fallimentare è iniziato nel 2009. Da venerdì prossimo Alberto Sarra non sarà più sottosegretario alle riforme nel governo Scopelliti. Il GIP del Tribunale di Catanzaro ha accolto la richiesta del PM Domignani a seguito dell'inchiesta per le minacce al primario di neurochirurgia nell'ospedale di Reggio Calabria. Ha appena 12 anni il bambino che ha salvato la sua famiglia dalle fiamme e che hanno avvolto la sua casa, un piccolo seminterrato in pieno centro cittadino a Cosenza. Sono felice, dice, per aver salvato mia mamma e i miei fratelli. Chiedo a tutti di aiutarci nel trovare una nuova casa. I tagli resi necessari dalle direttive imposte dal tavolo Massicci stanno creando problemi in molte strutture sanitarie della regione. I cittadini segnalano i disservizi dalle prestazioni non erogate alla mancanza di farmaci. Tranciate 150 fibre ottiche in tilt, collegamenti internet per enti, attività commerciali e privati, oggi nell'area compresa tra i comuni di Cosenza, Rende e San Fili. Problemi anche negli ospedali Annunziata e San Francesco di Paola. Indagini in corso per stabilire se vi è del dolo su quanto accaduto. Sono più di 700 i documenti inviati al Vaticano a sostegno della causa di beatificazione di Don Gaetano Mauro, fondatore dei missionari ardorini di Montalto Fugo, nel Duomo della città la cerimonia solenne di chiusura della fase diocesana. Buonasera e ben ritrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Dunque, Vallecrati in primo piano, la società di raccolta rifiuti operante nel Cosentino che è fallita da più di 3 mesi. Oggi vi mostriamo in esclusiva le immagini del tesoretto di Vallecrati. Quasi un centinaio di mezzi tra camion e auto, posteggiati poi ancora campane per il vetro e materiale per la raccolta differenziata acquistato e mai utilizzato. Il Tribunale ha iniziato la vendita, i soldi serviranno per pagare in parte i tanti creditori. Ci racconta tutto nel prossimo servizio Valentina Palmieri. Nella Valle del Crati cerchiamo rifiuti differenziati, lo slogan prometteva bene. Il capitolo della società si è chiuso in tribunale a Cosenza con l'istanza di fallimento nel settembre 2009. Di Vallecrati oggi restano i cocci. Guardate queste immagini, per motivi di sicurezza non menzioneremo il luogo. Oltre 50 mezzi sono posteggiati nel piazzale. Compattatori, camion, piccoli veicoli utilizzati per raggiungere le viuzze più anguste. Qualcuno ha percorso solo una manciata di chilometri prima di essere parcheggiato definitivamente, basta leggere la targa. In fondo allo spiazzo le campane per il vetro acquistate e mai utilizzate. Dovevano servire per incrementare la differenziata. Nella fessura nera non è mai entrata neanche una bottiglia. Altra struttura, altri contenitori, pile gialle accatastate per la raccolta differenziata in casa. Tutto o quasi è ancora incellofanato. Poi ci sono le buste, tutto nuovo. Altro piazzale ospita il parco auto di Vallecrati, il pick-up per gli spostamenti in sila negli impianti gestiti dalla società, le macchine di servizio e la Mercedes dell'amministratore delegato. Oltre una ventina tra vecchi e nuovi mezzi, fermi. Il tesoretto di Vallecrati, il Tribunale di Cosenza ha avviato le procedure di vendita. I soldi ricavati serviranno a pagare in parte i creditori.
L'iter è stato avviato nei mesi scorsi. Non tutto però potrà essere comprato. Un terzo di questi mezzi è stato finanziato con fondi europei. Sarà dato ai comuni che ne faranno richiesta, senza alcun onere se non quello legato alle spese per la riparazione. Ultimata questa fase, il capitolo Valle Crati sarà definitivamente archiviato. Il nome Valle Crati andrà a rimpinguare l'elenco di quelle società miste fallite. Società chiuse per troppi crediti vantati e mai riscossi dai comuni. La cronaca giudiziaria adesso. Da venerdì Alberto Sarra non è più sottosegretario alle riforme della Regione Calabria. Il GIP del Tribunale di Catanzaro, Maria Rosaria Di Girolamo, ha infatti accolto la richiesta di interdizione dei pubblici uffici avanzata dal sostituto procuratore Gerardo Dominianni nell'ambito dell'inchiesta sulla nomina del primario del reparto di neurochirurgia di Reggio Calabria. Anna Franchino. Nulla da fare, Alberto Sarra dovrà lasciare il posto da sottosegretario al governo Scopelliti. Il diktat arriva dal GIP del Tribunale di Catanzaro Maria Rosaria Di Girolamo, che ha accolto la richiesta di interdizione dai pubblici uffici avanzata dal sostituto procuratore Gerardo Dominianni. I fatti risalgono a qualche tempo fa, in pratica Sarra viene contestato che nel febbraio del 2005 avrebbe minacciato l'ex direttore generale dell'azienda sanitaria Bianchi Melacrino di Reggio Calabria, Renato Carullo, per costringerlo a nominare Cipri quale primario del reparto di neurochirurgia. Oltre a Sarra, nell'ambito dell'inchiesta sono indagati anche un medico dell'ospedale di Reggio, Saverio Cipri, l'ex presidente della regione, Chiara Vallotti, e gli ex assessori Saverio Zavettieri e Gianfranco Luzzo. I tre assessori inoltre sarebbero accusati di tentata concussione perché avrebbero minacciato di revocare l'incarico al direttore generale dell'azienda sanitaria perché si era opposto alla nomina di Cipri attraverso la sospensione di un concorso vinto da un altro medico. Alberto Sarra è stato ascoltato dal GIP lo scorso 17 aprile, davanti al quale ha respinto ogni accusa. Le dichiarazioni rese però non hanno convinto il giudice, che venerdì ha firmato l'interdizione. La misura è immediatamente esecutiva, ma l'ex sottosegretario potrà comunque ricorrere davanti al Tribunale del Riesame. Si è sfiorata la tragedia in uno scantinato di Cosenza dove abitava una famiglia e durante la notte è divampato un incendio. Grazie alla tenacia e al coraggio di un ragazzo di soli 12 anni, tutte le persone che occupavano quell'angusto locale adesso sono salvi. Emilia Canonaco. Se non fosse stato per il fuoco, non avremmo mai saputo che in questo scantinato, buona pena per accantonare le cose vecchie, viveva una giovane mamma con i suoi tre figli. Chi se la può permettere, ai piani di sopra, ha una casa degna di questo nome, con un balcone e una finestra per far entrare la luce. Un lusso per Caterina che ai suoi figli riusciva a dare solo questo, pochi metri quadri sotto al livello della strada. Non siamo nel centro storico o in una periferia popolare, ma in una traversa della centralissima via Roma, oggi chiamata via Misasi. Ora non hanno più neanche questa di casa, perché un incendio se l'è portata via. Questa è la casa dove Caterina, una giovane di 33 anni, separata e disoccupata, viveva con i suoi tre figli ed è qui che la notte tra sabato e domenica, a causa di una stufa alogena sicuramente difettosa, si è sviluppato l'incendio. Il piccolo appartamento situato nel seminterrato di questo palazzo, siamo nel cuore della città d'Abruzzo, ormai completamente distrutto. Guardate che cosa hanno fatto le fiamme. Con ogni probabilità è da questa stufa che è scoppiato l'incendio. In casa dormivano tutti, tutti tranne Antonio, 12 anni, uno dei tre figli di Caterina, che senza farsi prendere dal panico ha svegliato la mamma e i fratelli, mettendoli in salvo. Antonio stamattina non è andato a scuola, passata la paura è tornato a vedere che cosa è rimasto della sua vecchia casa. Ho visto tutto fiamme e subito sono corso a prendere i miei fratelli e poi a mia mamma e li ho tolti fuori. Loro non si sono accorti di niente? No, mamma era già scioccata dal fumo. Il fuoco ha distrutto tutto. A terra uno zaino con dentro dei libri. Erano del fratello più piccolo di Antonio. Bisognerà ripartire da capo con l'aiuto di qualcuno. Ti senti un eroe? Sì. Per aver salvato la mamma? La mia famiglia, sì. Eh? Sì. Tua mamma cosa ti ha detto? Grazie che mi hai salvato. Ho salvato la mia famiglia. Adesso senza casa come si fa? Spero che il comune ce ne dà un altro.
Ora che l'incendio è stato spento, lasciando il posto all'odore acre del fumo, rimangono gli interrogativi su come dei bambini abbiano potuto per anni vivere in un posto come questo, benché sappiamo non essere l'unico caso. Queste sono cose che non si devono abitare. Queste qua sono magazzini. Non si potrebbe abitare. Sono magazzini sottoterra e loro l'hanno abitata. Io mi meraviglio come ci hanno dato le cose di abitazione qua. Antonio, nonostante la sua altezza e il suo modo di parlare, è solo un bambino e il ricordo di quella notte gli bagna gli occhi di lacrime. Questa tuta chi te l'ha data? È un mio compagno. Un tuo compagno, è stato gentile. Sì, come molto. Come si chiama? Dennis. Dennis. Lo ringrazio per tutto quello che mi aiutano. La sanità adesso, molte le segnalazioni per i disservizi sanitari che quotidianamente arrivano alla nostra redazione. I cittadini sono indignati per la mancanza di farmaci durante il ricovero nelle strutture ospedaliere della nostra regione. Poi le strumentazioni per gli esami diagnostici quasi sempre guasti o mal funzionanti. Insomma, un sistema veramente ingolfato. Rosalba Baldino. Un vero e proprio filo diretto, una linea dedicata alla sanità che non funziona, potremmo chiamarla così perché non passa giorno che i telespettatori non segnalino alla nostra redazione un caso o un disservizio inerente agli ospedali e gli ambulatori del territorio della regione. L'ultimo in ordine di tempo riguarda un giovane che si è sottoposto ad un'ecografia all'ospedale di Cosenza e che al momento della consegna del referto si è sentito dire: le consigliamo di ripetere l'esame perché la nostra strumentazione non funziona. Funziona bene. Incredulo si è fatto indicare la struttura alternativa dove poter richiedere la prestazione. C'è un fronte poi che è caldissimo e riguarda i farmaci da somministrare nel corso dei ricoveri. I pazienti ci raccontano in conversazioni telefoniche a volte drammatiche, li devono portare da casa, accade, rivelano i parenti o gli stessi malati bisognosi di cure in tutte le strutture sanitarie della regione. La domanda è se la Calabria ha la spesa farmaceutica più alta in Italia. I farmaci dove vanno a finire? Non solo, il tavolo massiccio ha imposto sacrifici e i tagli hanno riguardato anche questa importante voce nel capitolo di bilancio. In alcune province recentemente si è dimostrato, dati alla mano, il risparmio ottenuto. Certo, se il metodo è che il ricoverato si porta le medicine da casa, non è difficile far rientrare i conti. La lamentela più comune riguarda poi le file d'attesa. Abbatterle sembra una battaglia persa. Perfino chi ci chiama ce lo dice con un tono di voce più rassegnato che indignato. Ciò che trapela dalle tante storie è la consapevolezza che si è perso un diritto, quello ad essere curato, che diventa sempre più un favore e a certe condizioni che si abbiano gli strumenti, cioè i soldi per pagarsi i servizi. La sanità come un carrozzone che con gli anni ha perso la direzione e disorienta chi è dentro e chi è fuori. Certo, resta il problema dei servizi minimi, medicinali ed esami diagnostici, almeno quelli dovrebbero essere garantiti in una sanità che ancora si definisce pubblica. Nel Vibonese adesso, dove le scuole, come ogni anno, hanno segnalato un simbolo nella lotta alla criminalità organizzata, l'Operatore d'Oro 2012, hanno voluto attribuirlo a Don Giacomo Panizza. Vediamo il perché. L'annuale appuntamento voluto dalle scuole vibonesi per segnalare un simbolo nella lotta all'andrangheta quest'anno ha scelto un prete coraggio al quale è stato consegnato l'Operatore d'Oro. Si tratta di Don Giacomo Panizza, barsciano, che dal 1976 alla Mezze Terme ha fondato Progetto Sud, comunità autogestita insieme a persone disabili. Presenti le massime autorità, ma soprattutto i ragazzi, gli studenti, Don Panizza, che da anni rappresenta per la Mezze Terme un faro di speranza, ha trasmesso ai ragazzi con tono pacato il suo messaggio di prete umiltà che con la serenità continua la sua opera improntata in una grande fiducia nell'uomo e nei suoi valori migliori che non potranno non avere la meglio sul male. I ragazzi inventano di premiare alcuni simboli e così via. Io cerco di dire loro che siamo tutti grandi simboli perché siamo tutti realtà grandiose. Ognuno di noi non c'è da inventare i simboli e da qui si parte per discutere perché il futuro è nelle nostre mani. E il futuro è nelle mani di quanto studieranno loro, di quanto si collegheranno tra di loro, di quanto sapranno scommettere insieme, sia chi rimane, sia chi parte e va via. La legalità
la giustizia, la pace, la serenità della vita, ma anche la laboriosità della vita, sta proprio nelle nostre mani, di noi e anche di loro che inventano premi, ma però devono, pian piano si renderanno conto che il grande premio per tutti è la vita vera. Lei sta vivendo alla mezza terme delle esperienze che sono difficili, si sarà chiesto il perché la criminalità si sta accanendo in questo momento? Ma io perché me li chiedo per natura, cioè, però chi fa le indagini saprà, no? Saprà capire di più. Io intanto che i perché saltano fuori ho i miei perché della vita, ma soprattutto ho i miei per chi, perché sto qui, per chi, per qualcuno e con qualcuno. Ecco, e continuo allora la vita insieme a quelle persone con le quali si cerca di crescere insieme, gente in carrozzina, gente che ha problemi perché è uscito dal tunnel della droga, gente che è uscita dal carcere, gente che ha problemi psichiatrici, famiglie povere e così via. Io intanto sto con loro. E le soluzioni quando verranno, le soluzioni delle indagini quando verranno, verranno. Io però intanto mi prendo in mano la vita. Solo nel tardo pomeriggio di oggi, nella zona di Rende 4000 San Fili, sono stati ripristinati i collegamenti telefonici ed internet. Tantissimi dunque i disagi per un blackout durato molte ore. Non è ancora chiara la causa, se si è trattato di incidente o dolo. Sta di fatto che sono stati tranciati 120 cavi di fibra ottica per tutta la giornata. Abitazioni, uffici, negozi sono rimasti isolati con gravi ripercussioni sia sulle attività lavorative sia sulla quotidianità delle persone. Marisa Fallico. Potrebbe avere una natura dolosa l'incidente ai cavi della Telecom che oggi ha praticamente bloccato tutti i collegamenti telefonici e telematici nell'area di Rende e Cosenza, tranciati di netto 120 fibre ottiche, 5 centraline in tilt con tutte le immaginabili conseguenze sulle utenze private e pubbliche, isolate abitazioni, banche, uffici, scuole e aziende. Anche noi siamo rimasti per ore senza collegamenti telefonici, senza internet, strumento indispensabile di lavoro, impossibile ricevere i filmati dalle nostre sedi decentrate. Bloccate anche le comunicazioni informatiche tra gli ospedali di Cosenza e Paola. I disagi maggiori nelle zone di Santo Stefano di Rende, 4000, San Fili. Una vasta area costretta a fare i conti con un prolungato blackout. Il blocco delle linee telefoniche e quindi anche internet ha di fatto reso impossibile la comunicazione e inoperativi tutti i terminali. Chi e perché, viene da chiedersi, ha causato un danno del genere? Si è trattato di un incidente? Se sì, chi lo ha provocato? Oppure la solita storia del furto dei cavi di rame di cui la Telecom è vittima ormai da mesi in tutta la Calabria? D'altronde il furto dei cavi di rame è ormai diventato un'emergenza e non è solo una considerevole perdita economica per la Telecom, ma anche un fattore di allarme sociale. Solo qualche tempo fa, ad esempio, nella stazione di Lamezia Terme i collegamenti ferroviari hanno subito dei forti rallentamenti perché qualcuno aveva pensato bene di tranciare e asportare diversi metri di cavi. Non meno gravi anche le conseguenze per un blocco prolungato dei collegamenti telefonici come quello odierno. Pensiamo alle urgenze o alle normali attività amministrative, commerciali, economiche, istituzionali. Quante persone oggi sono tornate a casa senza aver potuto espletare le normali operazioni programmate magari in banca o alle poste? Quante persone non sono riuscite a fare degli acquisti perché non funzionavano i POS per il pagamento mediante carta di credito? Quante persone non sono riuscite a lavorare perché internet è rimasto inattivo? A Montaltofugo adesso, dove erano migliaia i devoti presenti alla chiusura della fase diocesana per la canonizzazione di Don Gaetano Mauro. Il tempio dedicato alla Madonna della Serra era gremito di fedeli. A presiedere la solenne cerimonia Monsignor Nunnari, ma nel prossimo servizio vediamo proprio chi era Don Mauro.
Il maestoso tempio dedicato alla Madonna della Serra di Montalto Ufugo era gremito fino all'inverosimile per la chiusura della fase diocesana del processo di canonizzazione di Don Gaetano Mauro, fondatore dei missionari ardorini e parroco del santuario per oltre 50 anni. A presiedere la solenne celebrazione è stato l'arcivescovo di Cosenza, Sua Eccellenza Monsignor Salvatore Nunneri. Ma chi era Don Gaetano Mauro? Veramente un santo sacerdote. Egli ha trascorso qui a Montalto 57 anni della sua vita. Era nato a Rogliano il 1888, nel 1912 fu ordinato sacerdote e nel 1914, appena 2 anni dopo della ordinazione sacerdotale, fu mandato parroco, decano qui a Montalto. La figura di Don Mauro, che si è dedicato soprattutto alla formazione dei giovani, è stata molto importante per l'intera comunità religiosa degli Ardorini, che nel 2002 ne ha avviato la causa di canonizzazione raccogliendo memorie, testimonianze e scritti, adesso inviati a Roma al vaglio della Congregazione per la causa dei Santi. Sono 5.000 pagine di testimonianze dei testimoni che hanno fatto la loro deposizione, vengono consegnate al postulatore che viene da Roma, il quale li porterà a Roma nella Congregazione della Causa dei Santi e là devono revisionarli un'altra volta, studiarli e poi alla fine decidere se ci stanno gli elementi per riconoscere la eroicità delle virtù e riconoscere anche la fama di santità di Don Mauro. Dopo di questo può essere dichiarato venerabile. Per la beatificazione bisognerà aspettare un miracolo almeno. Per lo sport, il calcio di Serie D, distacco invariato tra Interreggio e Cosenza a 3 giornate dalla fine del campionato appunto di Serie D. I Lupi hanno superato il Leicata alla San Vito, mentre i Regini hanno vinto il derby con l'Interpiana. Sulla gara dell'11 di Napoli, il servizio del collega Gianluca Pasqua. Il calcio riparte nel ricordo di Pier Mario Morosini, omaggiato con diverse striscioni dalle curve e in campo con il silenzio. Nel girone I di Serie D continua la partita a distanza tra Interreggio e Cosenza. Il compito più difficile stavolta aspettava proprio i Lupi, che di fronte al San Vito avevano il Licata, un avversario ancora consistente in corsa per un posto nei play-off. Di diverso spessore l'ostacolo sulla strada degli uomini di Di Maria, alle prese con la derelitta interpiana. Ebbene, tutto è andato come sperato per il rossoblù e come previsto per la capolista. Il Cosenza ha battuto il Licata dominando nel primo tempo, terminato sul 3-0 e tirando il freno nella ripresa con i siciliani a segno 2 volte. Migliore in campo per il rossoblù Alfredo Romano, ispiratore del vantaggio siglato da Giovanni Longobardi, con un preciso colpo sotto dopo una fuga centrale. Griffato Romano, anche il gol del raddoppio, conclusione alla distanza insidiosa al punto giusto da superare Valente. Lo zampino di Romano anche sulla terza rete, subita da Licata apparentemente allo sbando. Assist per Arcidiacono, rete del catanese. Per il Cosenza, oltre al tris, altre occasioni con Longobardi e Mocero, ma nel secondo tempo il protagonista assoluto è stato l'ex Filippo Tiscione, prima a segno sul rigore concesso per un lieve contatto tra Ciano e Scopelliti, poi con una bella parabola che ha superato Franza. Spaventato il Cosenza, che con Longobardi ha avuto anche la palla per chiudere il match e si è visto annullare una rete segnata da Romano. Per il Licata una traversa colpita da Scopelliti che avrebbe potuto cambiare il finale della gara e stoppare la corsa forse nata del Cosenza, finora capace di superare tutti gli ostacoli. Ma per gli appassionati di sport, alle ore 21 sul nostro network il collega Gianluca Pasqua farà il punto su tutte le squadre calabresi in replay. Ed ora spazio alle previsioni del tempo. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Io ringrazio in regia Michele Cavi, messo in onda Luca Andrioli ed auguro a voi tutti un buon proseguimento di serata.